Restiamo in Irpinia per lo spettacolo. Questa sera a Prato La Serra alle ore 21:30 si esibirà in concerto il cantautore italiano Mino Retano, che per l'occasione è in collegamento telefonico. Buonasera Mino, prosegue la tua scalata verso il successo, sei reduce da una tournée che ti ha visto riscuotere grandi successi nelle maggiori città dell'Australia. Eh sì, è stato un trionfo straordinario, perché l'avevo già annunciato a Sanremo. L'avevo annunciato in tutti i programmi più importanti televisivi che avevo fatto. Mino Retano è tra i 5 cantanti più noti al mondo insieme a Bocelli e Ramazzotti. Qual è il segreto di tanto successo? Ma diciamo la mia naturalezza, la mia semplicità, il mio contatto diretto sempre con la gente, e poi anche perché io ho cercato di non fare mai il divo, di essere sempre una persona della massa, uno dei tanti, ecco, della gente. Che cosa un comitato organizzatore deve fare per assicurarsi una serata con Mino Retano? E adesso è naturale che queste tappe, non so come stasera a Prato La Serra di Avellino, oppure altre che dovrò fare in provincia di Benevento, a Piano di San Lorenzo Maggiore, a Limatola, a Frisci, a Faicchio, a Frigento, ci sono tante tappe in provincia, nella Campania, però per assicurarsi Mino Retano bisognava farlo prima, ecco, siccome questi sono assicurati tanti mesi fa le tappe, no? Quindi poi naturalmente andrò a fare altri percorsi al nord Italia, ecco. Bene Mino, sappiamo che lo scorso 7 giugno sei stato ricevuto dal Santo Padre. Che emozioni hai provato? Ah, è stato molto bello, perché il 7 sera dovevamo fare la partita all'Olimpico, allo Stadio Olimpico, per beneficenza, come si fa ogni anno, il derby del cuore. Allora al mattino dovevano scegliere un atleta di tutta la nazionale che parlasse col Papa, anche che sono stato scelto io. Sono orgoglioso di aver incontrato Sua Santità Ratzinger e sono felice di aver parlato 12 minuti con lui. Ma quali saranno i tuoi prossimi impegni? I miei prossimi impegni televisivi adesso saranno quello che farò il 19 luglio a Pietralcina. A Pietralcina di Benevento ci sarà Una Voce per Padre Pio su Rai 1, che sarà in Mondovisione, e quindi io canterò la canzone preferita di Padre Pio. Ci saranno i più grandi nomi del mondo. Poi sarò a Forte dei Marmi, in Versilia, in Toscana, a Firenze, poi sarò a Napoli prima e dopo, alla sorrisa di Sant'Antonio Abate, dove ogni anno c'è ormai la manifestazione più importante della canzone napoletana, organizzata da Pino Morris, con i più grandi cantanti, da Mario Mero alla Gloriana, Gigi D'Alessio, Katia Ricciarelli, i più grandi, insomma, ecco. Non mancheremo di seguirti allora. Prima di chiudere, un saluto ai telespettatori di Media TV. Io volevo salutare tutti i telespettatori di Media TV, sono tantissimi. Io ricordo quando facevo le prime interviste, era già famosa, era quotata, ma oggi è la numero uno, cioè Media TV, e quindi volevo salutare tutti i miei amici, prima di tutto i fratelli Gambuti, che sono i miei cari amici, e anche Benigno Blasi, tutti, e a lei Milena, mi raccomando, sempre in gamba, sempre forti, ai tecnici, alla regia, ci vedremo stasera a Prato La Serra, poi ci vedremo in tutte le altre tappe che io farò naturalmente in provincia di Benevento, di Caserta, di Avellino, di Napoli e Salerno. Grazie a Mino Retano, come sempre disponibile ed attento verso i suoi tanti fan. Dunque appuntamento questa sera a Prato La Serra alle 21:30 con Mino Retano in concerto. Apriamo adesso l'ampia pagina.